Oggi preparo con voi gli involtini di petto di pollo. Non li facevo da tanto tempo, li farò ripieni con prosciutto cotto, pancetta e scamorza affumicata. Una ricetta facilissima, veloce e tanto tanto gustosa. Facciamola insieme. E allora, per prima cosa, battiamo le fettine di petto di pollo con il batticarne o con un bicchiere se non avete il batticarne. Bene, bene, su entrambi i lati. Ok, una volta battute tutte le fettine, le passiamo nella farina su entrambi i lati ed una volta passate tutte, tagliamo a pezzetti un po' di scamorza affumicata, magari qualche pezzetto più grande lo tagliamo un po', e a questo punto prepariamo gli involtini in maniera molto semplice. Mettiamo il prosciutto, la pancetta, poi mettiamo un bel pezzettone di scamorza e arrotoliamo. Guardate qua. A questo punto fissiamo bene bene soprattutto la parte laterale con gli stecchini. Mettiamone anche uno, visto che questo è grosso, frontale, e andiamo avanti alla stessa maniera. Una volta fatti tutti gli involtini, mettiamo l'olio in padella, lo facciamo riscaldare ed una volta caldo mettiamo gli involtini. Aggiungiamo un pizzichino di sale, poco poco, un pochettino di pepe e facciamo cuocere a fiamma alta per 2-3 minuti. Passati un paio di minuti, sfumiamo col vino bianco, lasciamo ancora a fiamma alta e facciamo evaporare. Ci vorranno 2-3 minuti. Mentre il vino evapora, giriamo gli involtini e facciamo finire di evaporare. A questo punto giriamo nuovamente la carne, mettiamo un goccio di brodo vegetale bollente, mettiamo a fiamma medio-bassa, copriamo e facciamo cuocere per 10-12 minuti. Passati 10-12 minuti, togliamo il coperchio, spegniamo la fiamma e andiamo ad impiattare. E allora togliamo gli stuzzicadenti e a questo punto non mi resta che assaggiare con voi. Allora, ad essere buoni, sono buonissimi. Questo accostamento di prosciutto cotto e pancetta ci sta veramente bene. La cosa che mi sorprende di più è che sono morbidissimi, quindi non fateli stracuocere, rispettate i tempi di cottura che vi ho detto. Fate questa ricetta e se la fate, fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto. Io vi saluto e vi auguro buon appetito.